vedete? Io ho salvato, ho preso questa immagine, l'ho messa sopra. Se la salvo, per esempio, salva come? Immagine, facciamo così, prova.jpg, io posso anche scrivere il tipo e lo salvo. Lui mi avvisa, non può gestire la trasparenza, lo esporto, mi chiede l'archivio di qualità che io voglio salvarlo, lui già ha impostato il 85%, teniamo presente che per salvare un'immagine può anche bastare, però posso anche arrivare alla qualità del 100%, è quasi impercettibile a occhio umano, ok? Lo salvo, la mia immagine che voi vedete così, se io la vado a vedere sui miei documenti, lo vedete? In questo momento ha uno sfondo bianco. Se io nel qual caso invece decido di salva come e decido di utilizzare il mio PNG, mi chiede invece di unire i vari livelli, lo salvo. Se io vado a vederla qua, vedete che l'immagine sotto è in trasparenza, quindi significa che se io lo prendo questa immagine e la metto da qualsiasi altra parte, vedrò l'immagine che c'è sotto. Questo mi diventa importante quando io faccio delle composizioni che mi permettano, magari, come dicevo, c'è una bella foto con lo sfondo e ci metto le varie persone, posso dire questa persona la elimino, questa persona la tengo e così via. Mi permette di fare quello che è l'elaborazione delle foto. In questo momento ho il permesso di farlo, di gestire le trasparenze. Ok? Qualche domanda particolare? Hai il TIFF invece? Il TIFF è un altro formato utilizzato molto più spesso da procedure tipo fax, eccetera. Ma gestisce la trasparenza o no? No, non gestisce la trasparenza. I formati sono molto più semplici, molto più compressi, meno pesanti a livello di spazio, però il GIF e il PNG occupa più spazio, se non vado a vederlo fisicamente, la grandezza. Cosa? È scritto là, sembra, no? Questo è di 403, ma ha mantenuto lo stesso spazio alla fine. No, 36. 64, 39 e 64. Il doppio, guarda. Quasi il doppio. Se io invece lo salvo come formato standard di GIMP, se io vado a vederlo, vedete che avete il terzo, è di 131, quindi il doppio del formato con la sola semplice trasparenza. Ma perché? Perché richiede tutte le informazioni delle modifiche che io ho fatto. In quel caso io lo posso riaprire e fare quello che voglio, vedo tutta la storia, tutto quanto, eccetera. Ripeto, se io sto elaborando un'immagine mi conviene mantenerla così. Se io la devo consegnare, a seconda del dove e come dovrà essere utilizzata, scelgo questo formato o questo formato. Se è importante per me mantenere la trasparenza, perché quell'immagine la vorranno mettere da qualche parte su uno sfondo blu, eccetera, quindi deve venire fuori il logo e sotto si deve vedere il blu, allora mi conviene il PNG o il GIF. Se invece a me non mi interessa, voglio che si veda proprio anche lo sfondo bianco, lo metto dentro l'immagine JPG. Okay. Mi ricordo che adesso non li vedi più, però una 7, 8, 10 anni fa scaricavi immagini GIF che erano animazioni. Ancora adesso? Ah. GIF ti dà il permesso di fare delle animazioni, sono praticamente una serie di immagini che lui fa vedere di volta in volta. Ha un time, cioè all'interno delle. Sì, c'è un time di visualizzazione dell'immagine, cioè vuoi far vedere l'uomo che ha. Se tu gli fai degli scatti, ci ho avuto sembra quasi che l'uomo si muova. Serve per fare delle piccole animazioni, non sono dei filmati AVI, non sono di qualità di un certo tipo, però serve per fare quelle piccole icone di
non so, il gatto che corre, che sembra il cavallo che sembra che corre, cioè... Adesso si usa più flash o altre cose. Eh? Adesso si usa più flash o altre cose. No, flash io non lo userei. No, vabbè, io vedo quelli che fanno il giro. Il problema di flash è che devi, dall'altra parte, non è un linguaggio server slide, ma è client slide, quindi significa che io devo scaricarmi in quel runtime che mi permetta di eseguirlo. Cosa significa? Significa che io devo accettare che mi venga aggiunto qualcosa all'interno del mio computer. Non è molto apprezzato in giro, tanto io disabilitato. Cioè, tu l'hai disabilitato, ma tantissimi l'hanno disabilitato, non è una cosa solo tua. Io ce li ho, ma perché faccio delle prove. Ma no, ma anch'io lo abilito se mi interessa. Mi faccio fare la domanda di solito. Lo vuoi, sei sicuro? Ma io ho disabilitato quando voglio. Quindi evito, eccetera. Come i linguaggi di programmazione Java e client. Perché? Perché prende giù il programma, lo esegue sul computer che si trova in locale e dà la risposta. Il PHP è esattamente il contrario, il server. Perché? Perché esegue il server, esegue il comando e ti dà la risposta. Vantaggi e svantaggi. Il vantaggio è che il server in quel momento ha meno bisogno di risorse, meno potente, perché effettivamente lui ti dà il comando, tu ti arrangi, te lo esegui, eccetera. Mentre dall'altra parte io lo devo eseguire per darti la risposta. Sono una questione di capire un attimino che tipo di macchina posso avere io e necessità. Il flash è stato molto utilizzato anche per passare delle cose un pochino poco piacevoli, eccetera, per controllare le macchine, per ripeto. Ma il GIF invece lo gestisce l'immagine del GIF? Che è un'immagine, un'immagine che segue, quindi io. Quando noi andiamo su internet... Il peso è sul sito, il peso è sulla pagina. Teniamo presente che quando noi andiamo in internet e andiamo a vedere un sito, il sito viene prima scaricato sul nostro PC e poi lo vediamo. Non lo vediamo perché è di là. Quindi io ricevo dei file e dopo il mio browser lo visualizza. Quindi più pesante l'immagine, più tempo ci mette per arrivarmi. Quindi se io devo passarti questa immagine, ci metto più tempo che passarti questa. Quindi io tante volte metto JPEG perché mi è più semplice passarti l'immagine, è più veloce il mio sito. Quante volte noi andiamo in un sito e cominciamo a vedere, aspetta, 10 elementi, 8 elementi, così via, prima che arrivi giù, perché la banda è quello, il cavo è quello, quindi lui deve scaricarsi tutte le immagini per dopo fartele vedere. Mentre la pagina internet è velocissima perché è piccolissima, è un filetto di testo alla fine, tutto quello che è il contorno, l'estetica, la grafica che fa tanto bello la pagina deve arrivarti. Quindi più grossa è la mia immagine, più tempo ci metto. Quanti di voi si sono scaricati delle immagini da internet per poterle usare come sfondo? Prima che l'immagine, la vedo che man mano che la sto tirando giù viene ricostruita l'immagine, quando è finita me la posso dire salvare sul mio computer, è già salvata sul tuo computer. A me andarlo in cerca nelle cartelle temporanee di internet, eccetera, non so, io lo salvo per metterla dove voglio. Però ripeto, quando io vado su internet tutto viene scaricato sul tuo computer. Come faccio io a sapere cosa hai visitato te? Secondo la cronologia, se io vado nella cartella temporanea che è impostata a mantenere X spazio, io vedo tutto quello che tu hai visitato, indifferentemente che tu hai cancellato la cronologia. La cronologia è quello che ti dice vai a vedere là. Scusa, ma cartella temporanea. Internet è temporale file. Aperto, no. Un attimino come lo imposti. Se io apro adesso... Di solito la cartella temporanea di internet, tu le imposti dicendo la fine grandezza 100. Quando lui raggiunge 100 comincia a cancellare quello vecchio e niente quello nuovo. Ma fino a che non raggiunge 100 lo tiene. Quindi io voglio vedere qual è il per dire. Te, io voglio vedere una cartella temporanea che tu mi abbia nascosto la cartella temporanea. No, ma per dire, questo c'è un sito web che ho visto 3 giorni fa, 4 giorni fa. Mi è ricordato la pagina, vedi i dati dei 4 giorni fa. Ne già aggiornai, perché non so in internet. È temporanea su dentro il browser, però giusto. No, dentro computer. Puoi stabilire. Senti che una cartella dove che ti dai i file, che se ti deve essere. Giusto?
non è, di, è in, dentro la cartella di internet di browser, Firefox, eccetera, c'è una cartella definita temporanea dove lui scarica tutto. Come funziona il browser? Il browser di solito va là e ti fa vedere l'ultima immagine che lui ha salvata nel computer. Tant'è vero che certe volte fai delle modifiche al sito, vai a vederla col tuo computer e non vedi la modifica. Fino a che non fai aggiorna, non la vedi la modifica. Perché? Perché lui è andato a prendere i file che ha presenti sul suo computer. Cioè, non è che tutte le volte che lui va su internet ti ripresenta, ti riscarica tutta la pagina. Certe volte ti presenta quello... Quanti di voi hanno avuto il presente che non funziona internet, va e scrive google.it e gli viene fuori l'immagine di Google? Dopodiché fa la prova e non va in internet, non c'è. Perché? Perché è una immagine ed è il sito salvato dentro l'interno del computer, quindi lui in quel momento te lo ripresenta. Ma è la cartella temporanea del browser o...? No, è la cartella temporanea del browser. Non è la cartella PMP quella dove io installo le procedure, eccetera. Prendiamo il caso di Windows, dove io ho una cartella temp, dove io quando installo lui mi scompatta da dentro, dopodiché mi installa dove va. C'è proprio una cartella temporanea che è nascosta, però se io voglio vedere come ha navigato lui, come ha navigato quell'altro, cosa ha fatto, cosa non ha fatto, non ho bisogno, come utente normale, di andare a vedere la cronologia, che qualsiasi ragazzino, tra virgolette, può cancellare. Chiunque, qualsiasi utente può eliminare.